sportivi, amanti dell'hockey, buonasera e benvenuti alla pista Mario Parri di Grosseto. Siamo qui per raccontarvi la sfida, il posticipo FISL fra Circolo Pattinatori Grosseto FP Giovinazzo, valida per la seconda giornata del 101esimo campionato di Serie 1. In mia compagnia c'è Stefano Zamperin, ufficio stampa della FISL. Per quanto riguarda l'hockey pista, siamo a minuto zero, l'abbiamo battezzata così nella scorsa settimana, proprio questo piccolo appuntamento dedicato all'hockey su pista che viene effettuato ogni settimana. Stefano, abbiamo parlato della seconda giornata, ci sono già state alcune partite, qualcuna si giocherà anche questa sera. Adesso chiedo a Marcello Bulgarelli in regia se possiamo andare con la grafica relativa al campionato di Serie 1, alla seconda giornata. Diamo intanto i risultati. Oltre al campionato di Serie 1 parleremo anche della Coppa Italia di Serie 2 e della Champions League, parleremo di tantissimi aspetti che coinvolgono il nostro mondo. Partiamo dal campionato di Serie 1 con Forte dei Marmi e Bassano, il risultato di 3-2 in favore dei toscani, vittoria 6-3 del Vercelli sulla pista del Breganze. Successo nella sfida di domenica del Montebello contro il Monza per 6-4. Le sfide di questa sera le ricordiamo: Sandrigo Follonica, Trissino Valdagno, Grosseto Giovinazzo, Lodi Sarzana invece è stata posticipata al 15 di novembre. La classifica vede solamente il Forte dei Marmi in vetta alla classifica, quota 6 punti, con Trissino, Grosseto, Vercelli, Montebello, Sarzana, Monza e Follonica a quota 3 punti, Sandrigo e Valdagno a quota 1, Lodi, Bassano, Breganze, Giovinazzo e Monza a quota Lodi, Bassano, Breganze e Giovinazzo, il Monza a quota 3 punti, sono a Fuenna invece a quota 0, come vedete nella grafica. Il Forte si conferma, Stefano, il Breganze ha cancellato, il Vercelli ha cancellato lo 0 nella classifica. Sì, è stata una bella risposta del Vercelli, parto dal Vercelli perché era quella la squadra che ci aspettavamo che facesse qualcosa in più e l'ha fatto a Breganze. Breganze squadra giovane, ricordiamo come oggi il Giovinazzo, squadra che deve dare un po' di sprint alla sua manovra, cosa che è mancata nelle prime due partite, però del Breganze ovviamente. Guarda il Forte, una conferma, ha sofferto con il Bassano soprattutto nel secondo tempo, poi è stata una partita veramente interessante, il Forte ha dimostrato di avere qualcosa in più, però il Bassano anche l'anno scorso ci ha fatto vedere con Viterbo di avere una squadra bella, bella coesa, bella organizzata in difesa, e con le due ripartenze che ha avuto, due contropiedi, due errori della difesa di Forte Marmina, è riuscito a segnare. Quindi attenzione al Bassano, perché magari non ha un roster lunghissimo come il Forte, che è praticamente due squadre in una, però insomma è un bel campionato. Oggi c'è un Trissino Valdagno molto interessante, oltre a questa partita del Grosseto Giovinazzo, ma anche il Sandrigo questa sera, sempre la verità, Sandrigo Follonica, un'altra bella partita. Insomma, un bel campionato fino adesso, Francesco. Si sono giocate finora, Stefano, tre partite su sette. Noi intanto insieme alla nostra regia vi proponiamo i migliori gol delle prime tre gare della seconda giornata, partendo, Stefano, da Montebello Monza, dal gol che è stato segnato da Cardoso, la rete del momentaneo 3-1, la possiamo vedere, decisamente un bel gol, Stefano. Sì, penso che, spero che sia il logo della settimana, perché è stata una grande scelta balistica per il portoghese, ricordiamo esordiente la seconda partita in campionato di Serie 1, bellissima manovra personale, portiere non doveva fare, non poteva fare nulla in quell'occasione. Avete intravisto già il gol di Forte dei Marmi, il primo dei due gol che vedrete della partita di Forte dei Marmi, il primo è quello del momentaneo 3-0 segnato da Federico Ambrosi. Sì, è stato un contropiede qua sull'errore della difesa giallorossa, un contrattacco di Federico, una bella scelta di tempo e ha steso Veludo, non è cosa semplicissima, Veludo uno dei migliori portieri a livello internazionale, quindi un bel gol per Federico che è uno dei bomber di questo campionato. Secondo gol direttamente da Forte dei Marmi, quello del 3-2, gol di Guimarães, assist di Ivo Silva, anche in questo caso non male. Sì, ovviamente abbiamo sentito anche le interviste a post partita di Ale Bertolucci, era un po' adirato per questo errore che un po' ha rimesso in gioco il Bassano, perché il 3-2 è stata sofferta poi la seconda parte per il Forte, però comunque in qualche modo, insomma, avendo una formazione di tutto rispetto, ha vinto poi, ha avuto caso i tre punti. Certo, Guimarães ha fatto una bella azione, però Ivo Silva è uno dei giocatori
per ora più determinanti in questo inizio di campionato. Ultima rete, quella segnata da Cosimo Mattugini in Breganze Vercelli, rete del momentaneo 5-3, la partita è finita 6-3 in favore dei gialloverdi. Tatarani ha sbagliato, subito dopo però si è rifatto alla grande. Beh, questo è stato scelto questo gol per l'assist di Tatarani, perché quasi un no look, appena ha fatto uno scontazzo in balaustra, ha buttato dentro in area e c'era Mattugini, che è un rapace d'area, ancora giovane ma che si sta formando, e non ci ha pensato due volte, l'ha messo in rete. Però tutto questo gol è di Tatarani con quel passaggio centrale. Difesa della Breganzese anche in questo caso da rivedere, come un po' la partita del Vercelli, con alcuni errori in difesa soprattutto. Andiamo a parlare a proposito proprio di Vercelli e Novara, perché ci sono ore importanti per quanto riguarda i palasport delle due realtà piemontesi. Partiamo dal Pala dal Lago, quindi nella giornata di domani ci sarà la visita della commissione che valuterà lo stato di lavori e la possibilità di aprire al pubblico l'impianto, questo per quanto riguarda la pista novarese. Per quanto riguarda invece Vercelli, per il momento si valuta una riapertura dell'impianto per potervi giocare, ma al momento a porte chiuse. Anche in questo caso sarà la giornata di domani a essere importante, anche perché a breve il Vercelli dovrà affrontare il suo impegno casalingo contro il Forte dei Marmi, quindi anche in questo caso si sta aspettando questa decisione. Parliamo anche di Champions League. Stefano, il circolo pattinatori Grosseto è stato protagonista nel weekend. Partiamo però dal Sarzana, perché il Sarzana si è qualificata al secondo turno dopo il secondo posto conquistato nel girone contro l'Igualada, punteggio pieno, 3 vittorie in altrettante partite. Il Sarzana si è classificato secondo. Turnstein e Kingslin sono state le altre due formazioni che sono state invece eliminate e non accederanno al secondo turno della competizione. Vanno in World Skate Europe Cup il Valdagno, dopo il terzo posto nel girone D con Q3 e Ieida. Grosseto invece, lo ricordiamo, proprio abbiamo parlato proprio del Grosseto, che è arrivato terzo dietro il Tomar e il Noisy Le Grand e davanti al Valsum. Commentiamo un po', Stefano, questi tre risultati. Guarda, a livello internazionale non positivo questo weekend, è passato solo il Sarzana, ma Grosseto, Valdagno avranno la possibilità di rifarsi in World Skate Euro Cup. Sarzana avrà un buon girone, a mio modo di vedere, deve giocarsela, ha giocato alla pari con Igualada, poi giocava in casa Igualada, ha fatto meglio nello scontro diretto. Il Forte organizzerà questo girone di Champions, secondo turno qualificante, che verrà giocato il 3, 4, 5 novembre al Palaforte appunto. Il Sarzana giocherà, se non erro, in Spagna col Calafell, che poi si giocherà poi l'accesso alla seconda fase, la terza fase, cioè la fase di gruppi, dove c'è già Trissino e Lodi a aspettare, speriamo, due italiane. Ricordiamo, c'è la parentesi chiaramente del Follonica, che non ha giocato il girone a 3 con la Vendenne e il Germania Erringen per via dei problemi del volo che ci sono stati nella giornata di venerdì, e quindi il Follonica ha perso le due partite a tavolino per 10-0. Il presidente del Follonica ha fatto una lunga lettera su Facebook, dove ha chiaramente scelto di adire anche a vie legali per quanto successo, soprattutto contro la compagnia di volo per il di servizio. Follonica, che parteciperà alla World Skate Euro Cup del 17, 18, 19 novembre insieme a Braga, Wimis e Uttingen. Invece, per quanto riguarda il Monza, sarà inserito nel girone A con Kingslin, Alcoi, Turnstern, e il girone C con il Valdagno, Grosseto, Ginevra e Cronenberg. Saranno queste le quattro formazioni che comporranno il girone C della World Skate Euro Cup. Invece, per quanto riguarda i gironi di Champions League, sorteggi che lo ricordiamo, così come per la World Skate Euro Cup, ci sono stati nella giornata di lunedì alle ore 19. Il girone A, come ha detto Stefano Zamperin, vedrà il Forte dei Marmi ospitare il raggruppamento insieme a Igualada, Oliverense e Disbach. Il girone D invece, con il Sarzana, vedrà invece il Calafell ospitare il raggruppamento con Reus e la Vendenne. Il girone sarà appunto a Calafell. Noi siamo invece in compagnia di Stefano Osti, che è il presidente del circolo pattinatori Grosseto. Benvenuto a Minuto Zero, presidente. Siamo proprio qui nel cuore della pista di Via Mercurio.
però un tema che voi volete trattare, che so che piace molto al presidente Stefanosti, è il settore giovanile del circolo pattinatori. Tanti ragazzi, un lavoro che è iniziato nel 2017 con la sua presidenza. Sì, era cominciato anche prima, però è proseguito con grande lena, e nonostante la pandemia che ha minato questo processo di crescita, la cosa sta andando molto bene, perché cominciamo con l'avviamento, abbiamo tante adesioni, il mini hockey, abbiamo una squadra già di un bel gruppetto di bimbi, e poi facciamo l'under 11, l'under 13 e l'under 15 regionali, e per la prima volta facciamo anche l'under 23, che mi auguro che possa dare delle soddisfazioni. E i nostri giovani sono in rampa di lancio e noi siamo molto soddisfatti della partecipazione di tanti bambini, anche perché sono i primi tifosi della squadra maggiore, perché si sono appassionati al punto da non mancare mai alle partite della prima squadra. Presidente, attesa per questa sera? Beh, è la prima partita in casa, il campionato l'abbiamo iniziato discretamente bene, siamo andati a vincere a Bassano, un campo sicuramente difficile, e stasera è l'esordio in casa, e vediamo di proseguire la striscia positiva. Poi abbiamo un ciclo di partite complicate, perché sabato andiamo a Valdagno, poi mercoledì giochiamo l'anticipo a Sarzana e sabato 28 abbiamo il derby con il Follonica, quindi diciamo che l'attesa è di vedere che la risposta della squadra alla sfortunata eliminazione dalla Champions sia adeguata a quelle che sono le nostre speranze. Ci sarà però la World Skate Euro Cup, quindi una coppa anche vi vedrà ancora comunque protagonisti, una coppa europea. Mi sembra di capire che comunque il Grosseto voglia avere anche una ribalta europea e vogliate confermarvi proprio a livello continentale. Sì, a noi piace, ma piace l'Europa, piace di poter anche un giorno organizzarla noi, un preliminare, un quadrangolare di qualificazione. Non so se ce la faremo in questa fase, però comunque noi a quel punto disputeremo il preliminare di Europa Cup con la speranza di passare il turno e di andare alle fasi successive, che sono sicuramente meno prestigiose della Champions ma ugualmente accattivanti. Grazie al presidente Stefanosti, il numero uno del circolo pattinatore Grosseto. Ricordiamo che nel corso dell'intervallo sarà dedicato proprio un servizio proprio al circolo pattinatori Grosseto. Tra poco avremo qui al nostro fianco, ringraziamo il presidente Stefanosti, avremo qui il vicepresidente Giovanni Baldi. Prima di andare su Giovanni Baldi, di parlare con Giovanni Baldi, parliamo anche della Coppa Italia di Serie A2, che ha visto diverse partite da sottolineare, tra questi la vittoria dello Scandiano nel derby contro il Correggio nel girone A di Coppa Italia, un pirotecnico 8-8 di Serenio Novara, nel girone B Roller Bassano e Sandrigo al vertice, nel girone C successo del CGC Viareggio nella sfida tutta Viareggina contro la Pumas. Giovanni Baldi al mio fianco, vicepresidente del Viareggio, lo dice, del circolo pattinatori Grosseto, e Giovanni, medico anche della nazionale italiana di hockey su pista. È vero, oltre che medico del Grosseto, perché per risparmiare facciamo tutto, abbiamo così carenza di fondi che siamo costretti a fare più di un lavoro. Anche grazie di avermi invitato, mi fa estremamente piacere parlare con Francesco, che stimo avendolo conosciuto durante gli europei, e poi mi fa anche piacere, insomma, poter trasmettere la gioia che c'è in questo momento a Grosseto. Abbiamo risvegliato alcuni sportivi sopiti, giustamente, perché non c'era motivo per avere gioia da parte dell'hockey a Grosseto, e l'anno scorso, con un'annata fortunata, abbiamo risvegliato un po' l'animi, ecco, questo è già una cosa piacevole.
con il vicepresidente Giovanni Baldi faremo una domanda tra pochi istanti. Ricordiamo anche che nel girone D di Coppa Italia ci sono state anche le vittorie dell'Iren Follonica e del Roller Matera contro Prato e Salerno. Ricordiamo anche che nella giornata di sabato sarà protagonista la rotellistica scandianese nella Champions League femminile nella gara di ritorno. Rotellistica scandianese che ha perso 5-2 nella sfida d'andata e vuole provare la rimonta per passare al turno più importante della Eurolega, dove l'attende anche il Roller Matera. Andiamo a parlare delle ambizioni del circolo pattinatore Grosseto. Dopo la stagione anche parzialmente fortunata, diciamo, di anno scorso, noi il massimo che ci proponiamo è ripeterla, ben sapendo delle gravi difficoltà che andiamo incontro, un po' perché abbiamo rinnovato la squadra, un po' perché gli altri si sono anche rinforzati, e poi non ultimo, magari se prima anno scorso eravamo una sorpresa, ora ci attendono con una maggiore attenzione. Per cui per noi poter ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso sarebbe già un sogno. Quindi l'importante per noi, ovviamente fondamentale, è non retrocedere. Ecco, grazie. E soprattutto un altro punto a favore, che lo dicevamo proprio e lo diceva proprio Giovanni Baldi in precedenza, il fatto che qui a Grosseto si sia risvegliato l'entusiasmo per l'hockey su pista. Sì, veramente. Chiaramente quando io ero bambino andavamo tutti a vedere le partite di hockey in estate, no? Perché era estivo. Poi la perdita completamente della società e il risveglio, grazie al mio amico Stefano Ostio, con il quale ho fatto il liceo, quindi diciamo da bambini, ha riportato l'entusiasmo, e noi questo è già tanto. Ecco, grazie. Un piccolo pronostico in vista della partita di questa sera tra Grosseto e Giovinazzo? Noi siamo un pochino più strutturati, almeno 1-0 dovremmo vincere. Questo, diciamo che non di solito ci si trincera dietro le parole, dietro le solite frasi fatte, invece Giovanni Baldi ha dato il suo pronostico. Noi ringraziamo Giovanni Baldi, vicepresidente del circolo pattinatori Grosseto. È il momento di andare proprio sempre più vicini al fischio d'inizio di questo circolo pattinatori Grosseto AFP Giovinazzo. Andiamo a sentire i due tecnici alla vigilia del match nell'ora immediata prima del fischio d'inizio. Andiamo a sentire Pino Marzella, allenatore dell'FP Giovinazzo, e Michele Achilli, allenatore del circolo pattinatori Grosseto. Siamo in